Buongiorno amici di Linea Verde, buona domenica. Oggi vi vogliamo raccontare delle storie di donne che attraverso il loro coraggio, il loro grande amore dimostrano il loro attaccamento alla terra. Partiamo dall'Aquila e dalla storia di Romina. Inizia da un'aquila ancora semideserta e puntellata il nostro viaggio di Linea Verde che partirà dalla città fino a tutte le campagne intorno. La situazione ancora oggi è difficilissima dopo quel 6 aprile del 2009. Vogliamo iniziare da una storia, una testimonianza importante, quella di Romina e della sua famiglia. Della mamma Giuliana, del papà Agostino. Vedete, quello era il loro ristorante, dove fra l'altro Romina ha imparato la sua passione per la cucina. Qui nel 1971 i miei genitori hanno aperto questo ristorante. Con tanti sacrifici e tanto lavoro hanno tirato su tutti e tre i nostri tre figli, e lavorando giorno e notte. Per fortuna che insomma il loro lavoro non è andato perso totalmente, perché tutto il loro lavoro e i sacrifici sono tutti nel nuovo locale che sta qui a pochi passi, a poche centinaia di metri. Romina, la tua decisione di rimanere qua, di restare, di combattere, perché noi vogliamo parlare anche della speranza di tanti aquilani di riprendersi in mano questa città. Beh, non è facile, non è stato facile, però insomma voglio dire, con un tanta buona volontà si riesce poi ad ottenere qualcosa. Io dico solo che la mia grande forza sono stati loro, perché se non ci avessi avuto loro come famiglia molto probabilmente non ce l'avrei fatta. Perché loro ci hanno sostenuto subito dopo il terremoto, per cui mio fratello, che comunque ci ha dato, diciamo, la possibilità di continuare a lavorare e di distrarci da tutto quello che stava succedendo intorno. Quindi nel momento in cui io ho deciso di riaprire ero abbastanza forte e quindi, diciamo, anche meno sensibile di come sono adesso a ritornare qui, perché qua fa male, qua fa sempre male quando si torna. Qua ci stanno i ricordi di tutta la famiglia, di noi giovani, di tutto quello che noi abbiamo passato, ci siamo cresciuti. Ma soprattutto, signora Giuliana, diceva? I morti del terremoto, perché io conoscevo tanti dei colleghi studenti che si sono morti, perché noi facevamo i pasti per gli studenti. Romina, dimmi, quando ricomincerà tutta la ricostruzione, voi rischiate di chiudere? Sì, noi stiamo lì, continuiamo a lavorare, abbiamo riaperto eccetera, consapevoli del fatto che un giorno dovremmo chiudere sicuramente. Non sappiamo il tempo che dobbiamo stare chiusi, potrebbero essere pochi mesi come potrebbero essere qualche anno. Poi, senti Romina, chi sono i vostri clienti? I nostri clienti sono gente aquilana che ha voglia di tornare e di venire a rivivere il centro. E più tanta gente da fuori, tanti turisti che vengono all'Aquila anche per vedere in che situazione siamo oggi, cioè se qualcosa è migliorato. Poi arrivano in centro e si rendono conto che c'è ancora tanto da fare, tanto tanto da fare per questa città. Chi abita oggi il centro storico dell'Aquila? A poche centinaia di metri qualcuno è rientrato alla casa agibile e quindi è stato permesso di rientrare.
a poche centinaia di metri dal mio ristorante. Comunque sono stati ristrutturati alcuni palazzi che erano lievemente danneggiati e quindi sono rientrati. Certo, non c'è molto movimento in centro storico, anche perché, insomma, voglio dire, venire in una città dove comunque non ci sono attività commerciali è anche difficile, no? Comunque qualcuno quando viene da fuori comunque un segno di vita lo deve vedere, cioè non può non vedere una città così. Cioè sono io che non mi arrendo a questa città così e non bisogna arrendersi. C'è qualcuno insieme a te che sostiene tutto questo e che cerca di non arrendersi? Ci sono come non si sta arrendendo tutta la tua famiglia? Ci sono diverse attività in centro, ci sono altri ristoranti, siamo pochissimi, ma per fortuna che esistiamo. Ne siamo pochi, ma per fortuna che ci siamo. Fra l'altro Romina ha imparato dal signor Agostino a cucinare. Agostino, mi hanno detto che lei è un bravo cuoco, non le dico chi me l'ha detto però. No, me lo deve dire perché... È stata sua moglie. Io non me ne sono mai reso conto. Le testimonianze dell'alluvione della Liguria del 25 ottobre del 2011 sono ancora molto forti e raccontano quale sia stato il dramma che ha segnato questa terra. Io sono venuta qui l'anno scorso con le telecamere di Linea Verde. In tutta questa zona c'erano fango, detriti, ciotoli, tronchi d'albero. Beh, oggi le cose sono cambiate. Agnese, sembra quasi un miracolo vedere un campo coltivato. È vero, è vero. Voi, quando siete venuti voi l'anno scorso, noi eravamo piuttosto disperati. Avevamo perso 4 dei nostri ponti storici, avevamo perso i nostri campi e avevamo perso anche l'acquedotto irriguo, che era la cosa che ci consentiva di andare avanti con il nostro lavoro. Poi questo... Non c'era nessuna speranza, in quel non c'era l'acqua, lì, non c'era niente. Non c'erano i campi, non c'era l'acqua. Dove c'erano i campi erano caduti i muri, quindi i campi erano invasi dalle pietre. Abbiamo fatto l'acquedotto. Rifatto e fatto meglio di prima. È uscito anche meglio di prima e per questo dobbiamo ringraziare innanzitutto le istituzioni. Noi abbiamo sentito il nostro prefetto sempre molto vicino e non solo, ci ha messo a disposizione un amico, l'ingegnere Antonelli, che è un ingegnere idraulico di grande esperienza e di grande competenza. Ha seguito i nostri uomini, i nostri volontari che fra il mese di gennaio ed aprile, lavorando tutti i sabati e tutte le domeniche, hanno ripristinato l'acquedotto irriguo e ora è meglio di prima. Questa è la tua mamma. E la tua mamma ancora, vedete la forza, la speranza, la voglia di continuare, di ricominciare e di credere anche nei valori della terra. Perché queste sono le vostre patate, il vostro prodotto più conosciuto, sì. Le patate di pignone. E tua mamma le sta appunto lavorando, tagliando? Le sta preparando per la semina, sta selezionando le parti con i butti che possono funzionare per la semina e questo è un lavoro che viene lasciato alle persone che hanno molta esperienza e che magari hanno un po' meno forza per poter andare sulla terra. Signora Gemma, buongiorno. Buongiorno. Possiamo intervistarla? Siamo le telecamere di Linea Verde. Mi dica, ma io non... C'ha degli occhi straordinari lei, Senta, ma cosa sta facendo? Come si tagliano queste patate? Bisogna tagliarle, prendere i botti, guardare se ci sono in fondo, si fanno così. Sì? Si dà in metà. Se sono più grosse bisogna cercare, è meglio farle un po'. Vede? Dopo l'alluvione purtroppo questo lavoro non si poteva più fare, è stato perso tutto. È stata dura ricominciare. Ma e dura. Adesso? Adesso le abbiamo aggiustate, la bella è meglio, un po' a noi almeno, ma non tutti. Le cose tanti... vanno un po' meglio, vero? Sì, perché almeno possiamo lavorarli un po' i campi. È stata un po' dura. Perché specie in basso dove devono levare tutti i sassi. Si sono rimboccate tutte le maniche? Tutti, sì.
Allora, guardate, io vedo un'altra telecamera lì, non è una telecamera dei nostri operatori, qui c'è un'altra rappresentante del GAL, ma è una telecamera di un documentario che è stato fatto su Pignone, anche sui vostri orti. Ciao ragazzi, lui ovviamente è regista, ciao, e gli autori, ciao. Ecco, come mai avete avuto questa idea? Da che cosa siete stati spinti? Fra l'altro voi siete spezzini adottivi. Avevamo l'esigenza di raccontare inizialmente un evento, ma poi raccontare una valle, una comunità, un senso di farcela, un senso nuovo di uscire da un evento drammatico e tornare finalmente a avere speranza. Che gente avete trovato? Della gente che non si è mai lamentata. La cosa che ci ha stupito è che davvero erano focalizzati al fare. E la prima storia che ci hanno raccontato è che loro davano da mangiare agli aiuti che arrivavano, perché avevano una cucina da campo, e questo ci è sembrato una cosa interessantissima, e da lì siamo partiti, siamo entrati in contatto e ormai facciamo parte in qualche modo, dopo 10 mesi di lavoro con loro, perché abbiamo girato per 10 mesi. E avete ritrovato dopo un po' di tempo, qualche mese, la gente che ritornava a sorridere. Sì, infatti passare da quel momento, vedere quelle facce dei primi giorni dopo il 25 ottobre 2011, anche ancora sporche di fango, ma anche un pochino l'anima era un pochino stata toccata da quell'evento. Ritrovarla dopo 10 mesi nella loro festa, la festa di questa comunità, perché non ci scordiamo che di là del Trinale ci sta il patrimonio dell'umanità, ma di qua c'è il patrimonio delle comunità. Ed è stata anche questa la necessità nostra, come dice Massimo, il regista. È una storia che vale la pena vivere, insomma. Tra l'altro adesso questo documentario è in concorso, si chiama documentario... Se io fossi acqua. Se io fossi acqua. Se io fossi acqua. È un titolo molto bello, profondo e impegnativo. Voi del GAL state seguendo invece un progetto anche regionale. Di che cosa si tratta? È un progetto che viene fatto con il GAL del Tigullio e il GAL di Savona, dell'estate di Savona, e di cui la provincia, il GAL della provincia della Spezia è capofila. E in che cosa consiste? Che cosa le azioni locali di ogni GAL saranno quelle di andare a recuperare le terre incolte. Ad ognuno, esempio, qua a Pignone che cosa fa? Qui a Pignone ci sarà un progetto dimostrativo che andrà a recuperare i terreni incolti attraverso azioni formative volte al recupero del presidio proprio del territorio, quindi della protezione del suolo, protezione e salvaguardia delle biodiversità e soprattutto anche della produzione biologica ed ecocompatibile. Noi vi ringraziamo, grazie della vostra forza. Agnese, c'è un po' di commozione. Noi ritorneremo qui, non vi lasceremo soli, non vi abbandoneremo. Continueremo a seguire da vicino quali sono le evoluzioni di questo luogo. Grazie davvero a tutti. Grazie. Rispettare un territorio, i suoi tempi, le sue caratteristiche, cari amici, significa anche allevare degli animali che vi si adattino perfettamente. Sono ai piedi dell'Etna, guardate che belli questi terrazzamenti con gli asinelli ragusani. Sto cercando di raggiungere, ormai Linea Verde ci ha abituati ad usare mezzi inconsueti, un allevamento di asinelli ragusani. Guarda come arrivo. Buongiorno. Buongiorno. Tienila a te. Tienila tu. Ci penso io. Smonto. La vogliamo legare un sì, attimo? Sì, sì, la leggo io. No. Allora, cari amici, Ketty Torrisi è una veterinaria e ha una storia meravigliosa. Intanto leghiamo la nostra asinella. In siciliano come si dice? Scecca. 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 È stata bravissima che mi ha accompagnato fin qui. Siamo veramente, da una parte abbiamo, guardate, il mare, lì dietro c'è Taormina, è un luogo veramente di paradiso, dove la natura ha il suo equilibrio e anche questi asini ne sono un po' la testimonianza, che si può avere un equilibrio nella natura, con la terra, custodendo il paesaggio, allevando gli animali. Quando è nata questa tua storia, questo tuo amore per l'asino ragusano?
più di 10 anni fa. Con quanti capi hai iniziato qui di Ragusano? Originariamente erano 5 le asine che avevo comprato. Sì, stavano sparendo. Sì, e nella prima fase, nel 99, quando iniziai a raccogliere gli asini per questa avventura, giravamo insieme alla mia socia con un carrellino e ne prendevamo 2 a Bronte, 2 a Bizzini. Oggi quanti ne avete? Oggi ne abbiamo 90. La storia della nostra amica di Chetti nasce da un problema personale, lo possiamo dire, un bambino, suo figlio, sì, intollerante al latte quello bovino. Sì, intollerante al latte vaccino. Quindi nacque proprio come un problema di mamma, come faccio a far star bene mio figlio sì, con latte d'asino. Un latte da scecca. Un latte da scecca, il latte dell'asino. E così mi è stato detto. Oggi dottoressa, è un bellissimo, ci ha dato latte da scecca. È un bellissimo allevamento, hai seguito i consigli dei contadini, sì, di chi sì, veramente ha sempre vissuto a contatto con questi animali bellissimi. È vero che ce n'è uno piccolo che è nato da qualche giorno? È nato da 3 giorni. Allora andiamo, dai. Ma quanto è bella? Bello o bella? Bella, bella, è un amore. È una femminuccia. È una femminuccia. Posso? Sì. Venite con noi, guardate. Appena tre giorni. Si va a nascondere, è un po' timida. Timida? Vieni qua, fatti vedere. Chetti, guarda, ma c'ha come una barbetta. C'ha la barbetta, sì. Ma 3 giorni già grande così? Sì, nasce così. Prima, mentre arrivavamo, ho visto che si è distaccata dalle mammelle. Quelle testatine sono per stimolare la... Che fa? Da una botta con la testa? Da una botta con la testa e la mamma rilascia il latte, c'è una scarica di ossitocina. Ah, è proprio un richiamo sì, per la mamma, ormonale, per dire dammi sì, il latte. Sì. Bellissima. Sento che stanno ragliando, stanno chiamando la mongitura, vogliono essere monte. Le mammelle che premono. No, premiamo anche noi. Ragliavano perché erano desiderose di essere munte. Sì, aspettano quest'ora, lo sono molto abitudinarie. Ogni che giorno fanno? Dopo la mongitura poi tornano dai loro piccoli? Sì, e il percorso è obbligato. Entrano dal recinto in cui erano separate dai piccoli e si avviano verso un recinto a contatto con i loro figli. Quindi lo fanno spontaneamente, vedi come sono docili nelle loro postazioni. Conoscono la postazione. Adesso vedremo insieme che da una mongitura ne esce pochissimo. Per ogni esemplare da quanto ne... Da mezzo litro ad un litro. Da mezzo litro? Ad una mongitura. Quindi voi a quanto lo vendete un litro di latte? A 12 euro al litro. E già fate... E già facciamo sforzi enormi. A mantenere questo prezzo. Sì. Mi dicevi che è molto importante, ovviamente per la tua storia familiare, con tuo figlio, il latte d'asina, amici, è quello che più si avvicina al latte materno. Ha la stessa composizione. Perché non dà allergie, non dà intolleranze. Le proteine del latte di asina sono sovrapponibili alle proteine del latte di donna. Quindi è quello consigliato per i bambini che soffrono di allergie. Se i nostri telespettatori volessero reperirlo, come si fa? Non si trova in commercio? Non si trova nella grande distribuzione, assolutamente. E quindi devono bisogna contattare gli allevatori locali, comunque nella regione. In ogni regione di solito ci sono allevatori? In linea di massima, da quando noi abbiamo iniziato ad oggi, più allevamenti sono nati nella nostra nazione. E su internet è facile reperire l'allevatore di zona. Lui ha pulito tutte le mammelle, una per una, con molta attenzione. E attacca questa macchina, che è una mungitrice meccanica, che si trova in questo momento sottovuoto, e quindi il latte passa dalla mammella al serbatoio. Ne esce veramente pochissimo. Lo vedi? Si può parlare di tracce di latte. Tracce di latte. Quel latte raccolto in questa macchina poi verrà trasferito in un abbattitore? Sì, nello stoccaggio, la sala accanto, c'è un abbattitore di temperatura che lo tiene a 4 gradi centigradi e da lì viene consegnato al genitore che ha prenotato. Leggevo un cartello, le bottiglie di vetro sono a rendere, quindi noi vi diamo il latte, lo mettiamo nel vetro, però riportateci la bottiglia se volete riempirlo nuovamente. Dico grazie a nome mio personale, ma a nome di tutti i telespettatori di Linea Verde. Thank you.
nei pressi della vecchia Pontedera industriale, quello che era un antico capannone di una fabbrica di ghisa oggi è stato riconvertito e qui nasce una delle eccellenze italiane, è un prodotto che fa bene al corpo e allo spirito. Entriamo. Se in questo momento la televisione potesse trasmettervi il profumo che percepisco io qui dentro, dove ci sono sacchi di fave di cacao, beh, vi arriverebbe un abbraccio di benessere. Signora Cecilia, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Siamo nel Santa Santorum della sua azienda. Sì, qui riposano i sacchi di cacao che arrivano da terre lontane. Sì, infatti arrivano i sacchi di cacao che noi poi inizieremo a lavorare e chiaramente selezionati nelle migliori piantagioni del mondo dove noi andiamo a reperire il cacao. Queste sono le fave del cacao? Sì. Cioè nasce tutto da qui? Sì, questo sono proprio i semi di cacao che noi selezioniamo, che questi sono ancora da tostare, arrivano in azienda dopo la prima fase di fermentazione ed essiccazione all'origine. E su questo tavolo cosa c'è? Beh, su questo tavolo c'è un test che noi facciamo quando arriva il cacao in azienda, che è il test del taglio, quindi tagliamo 50 semi a metà con questo strumento e vediamo all'interno il seme, la qualità del seme. Si usa questa piccola ghigliottina. Abbiamo messo questi 50 semi. Chiudiamo questa macchina in questa maniera. Questa è un'operazione che fa lei normalmente? Sì, viene fatta quando arrivano per controllare proprio la qualità dei semi che noi abbiamo in azienda. Perché, diciamo, la signora Cecilia controlla qualsiasi fase, dall'arrivo del seme fino all'uscita della pralina, della tavoletta di cioccolato. In effetti è un viaggio molto lungo, però che anche dà grande soddisfazione. Lei è un mezzo cioccolatiere? Sì, e donne credo che non ce ne siano molte, quindi porto avanti questo concetto. Un ulteriore orgoglio, anche, sì, è vero, anche italiano. È vero. Che cosa bisogna fare una volta aperto il seme? Ecco, bisogna controllare che giustamente il colore del seme, che il seme sia ben aperto e non chiuso, ma ben frastagliato, vuol dire che il seme ha avuto un processo di fermentazione ad hoc e anche di essiccazione. Poi si sente il profumo del seme, si sente questo sentore di cacao che poi noi con la tostatura aumenteremo e svilupperemo. Cecilia, posso prendere una fava di cacao? Certo. Come portafortuna? Sicuramente. Allora vogliamo vedere, queste sono state raccolte a mano ed è ancora la manualità, la ricetta vincente per un prodotto di grande qualità. Andiamo a vedere le signore che stanno ricamando tavolette di cioccolata. Cecilia, loro sono le cesellatrici, le ricamatrici. Sì, è vero. Decorano una per una tutte le praline che escono dalla nostra fabbrica. Tutto a mano. È importante capire, cari amici, la manualità che c'è dietro un prodotto di grande qualità. Questa è l'alta gamma del cioccolato. Sì. Guardate qui il piacere di vedere questa fontana da cui sgorga il cioccolato liquido che poi va a ricoprire, le anime delle praline. Sì. Il segreto, noi prima forse lo abbiamo detto, è la fase del concaggio, cioè questo momento in cui, e stiamo vedendo le immagini perché è contemporaneo a quello che stiamo vedendo, il cioccolato viene massaggiato. Sì, rimane in queste grandi vasche per un tempo lunghissimo e molto lentamente. I nostri cioccolati fondenti sono concati per 72 ore. 72 ore è un tempo veramente lungo, molto, ma dà lento modo al cioccolato di sprigionare tutte le sue essenze. Sì, dà modo di creare questa curva aromatica che poi noi ritroveremo nei cioccolatini quando li assaggeremo. Il cioccolato, cari amici, non è una cosa che si può mangiare distrattamente facendo altro, è un vero e proprio percorso sensoriale. Va degustato con la sua attenzione e il suo tempo. E proprio a proposito di educazione al consumo, voi avete creato dei laboratori. Sì, abbiamo creato dei percorsi dove coloro che desiderano conoscere di più e anche come riconoscere un ottimo cioccolato e assaggiarlo, qui fanno un percorso e riescono ad apprendere tutte le cose più belle del cioccolato. Cari amici, io intanto ho raggiunto un drappello a cavallo del Corpo Forestale dello Stato, sono qui con i miei cavalieri, i miei amici forestali e con Giuliano. Siamo in questa bellissima riserva
che è tenuta, proprio amministrata, gestita dal Corpo Forestale dello Stato. Certo, è una riserva biogenetica, iscritta anche nella convenzione di Ramsar, si chiama Vincheto di Celarda. Siamo vicini a Feltre. Siamo molto vicini a Feltre. E noi stiamo per andare a liberare un cervo. Fra poco arriveremo in un recinto dove un cervo che era stato trovato ferito. Aveva avuto problemi, quindi c'era stato segnalato, era stato recuperato e noi abbiamo avuto la possibilità di curarlo. E adesso verrà poi rilasciato. Lo rilasceremo insieme, lo rilasceremo in diretta. Ovviamente in questa riserva non si curano soltanto i cervi, ci sono delle bellissime voliere, ce n'è una proprio lì, con dei rapaci, anche loro feriti, forestale li ha presi in carico. Alcuni di loro rimangono, diciamo perché non possono essere curati più di tanto, per cui non possono essere rilasciati liberi, vengono chiaramente tenuti a disposizione per i visitatori, perché la riserva è comunque... Fanno anche visite guidate, per avvicinare le persone alla natura, all'educazione ambientale. E guardate che la riserva del Corpo Forestale dello Stato ha un'altra valenza bellissima a favore dei diversamente abili. Noi oggi stiamo andando a cavallo per spostarci, per arrivare al recinto del cervo, ma i nostri amici forestali con i cavalli fanno l'ippoterapia. Abbiamo una collega che è ippoterapeuta e segue tutto il centro, molto brava e ben riconosciuta a livello nazionale. Ed è provato che serve molto per la terapia, per chi ha dei deficit. Tutti i ragazzi che partecipano a queste attività veramente ne hanno un beneficio efficace. Questo ci fa sentire sempre più fieri ed orgogliosi del nostro corpo, che peraltro è uno dei più antichi della Repubblica Italiana, il Corpo Forestale dello Stato. Ragazzi, grazie, stiamo arrivando al recinto del cervo, possiamo smontare da cavallo e andiamo a liberare il nostro cervo. Amici, guardate, dobbiamo parlare a bassa voce, dobbiamo bisbigliare. Sono con il maresciallo Zannolo, Stefano Zannolo del Corpo Forestale dello Stato. Dietro di noi un cervo, un esemplare maschio, è stato in questo momento narcotizzato. Un tecnico del Corpo Forestale ha sparato questa dose di narcotico con un fucile apposito. Qui questo maschio l'abbiamo recuperato, non possiamo più tenerlo. Si sta avvicinando un altro esemplare, che cos'è? Questa, una femmina? Quella è una femmina, ma anche questa ha recuperato, ce l'ha passata la provincia, è troppo abituata agli animali. Stefano, ci possiamo avvicinare sempre piano, a bassissima voce? Vedete, lo hanno bendato in questo momento e stanno legando le zampe. Perché viene bendato? Viene bendato, se no se vede delle cose strane, delle persone, si agita, potrebbe essere deleterio. Ma il narcotico non lo mette in una condizione di sonno? Sì, no, però sono animali e sono molto, molto virulenti, sono molto... Curioso come la femmina stia girando intorno, quasi preoccupata della sorte del suo compagno. Sì, sembra quasi che stia chiedendo cosa gli è successo. Questo maschio non può rimanere qui. Nel nostro recinto abbiamo già un maschio e due maschi in un stesso recinto con l'harem di femmine non può stare, sennò si scornerebbero. Uno di due deve soccombere. Questo maschio recuperato lo rilasceremo in natura. L'animale si deve svegliare in gabbia, altrimenti dormendo può assumere delle posizioni non corrette e uscirne leso e di conseguenza non è più idoneo per rientrare di nuovo nell'ambiente naturale. Deve essere sveglio, essere cosciente di quello che fa, anche se un po' intontito. Ora siamo al momento dell'apertura? L'apertura si fa da quella parte. Da questa parte. Allora veniamo con le telecamere, aspettiamo ad aprire, vedremo il cervo che uscirà
come Stefano? Leggermente intontito ancora? Sicuramente intontito. Allora, possiamo aprirlo? Vieni, stai vicino a me. Vediamo il nostro cervo, come sta? È abbastanza vigile? Sì, sì, si sta mettendo in piedi poco poco. Attenzione. Eccolo, eccolo! È libero, è tornato libero! Si sta guardando intorno, certo, per lui questo è un nuovo habitat. Senz'altro, è tornato al suo ambiente naturale, dove l'abbiamo raccolto che era ferito, ora finalmente può tornare. Ora probabilmente andrà verso le Dolomiti. Quanto tempo è stato nel vostro recinto? È stato un annetto quasi. Un annetto, l'avevate preso ferito? Era ferito, l'abbiamo curato, ora può tornare nel suo ambiente naturale, ora è autosufficiente. Ecco, l'effetto del sedativo sta finendo, questo per lui è un nuovo ambiente. Dopo un anno di recinto ora si sentirà libero. E allora, chiudiamo con le immagini poetiche del nostro cervo che grazie al Corpo Forestale dello Stato, questi uomini che sono a fianco della natura, a tutela e a difesa del territorio, questo cervo ritrova la libertà. Chiudiamo con le sue immagini in questo momento che Linea Verde vuole regalarvi con intensa poesia. Siamo a Capracotta in provincia di Isernia, nell'Alto Molise. Certo, qui non è facile né vivere e né lavorare, è per questo motivo che oggi con Linea Verde noi abbiamo deciso di arrivare fin qui. Qualche telespettatore ogni tanto ci rimprovera il fatto di parlare di un'agricoltura bella, florida, patinata, quasi finta a volte. Beh, questo non è vero, perché nonostante le sue difficoltà l'agricoltura comunque lavora tanto e bene. Certo, ci sono aziende un po' più floride, altre aziende agricole invece che tutti i giorni devono combattere con il clima che cambia, con una burocrazia che soffoca, con delle imposte molto alte e spesso e volentieri con dei rendimenti che non sono molto invitanti. Noi oggi abbiamo deciso di raccontarvi la storia di Ottorino, un giovane imprenditore che vive qui e che ha deciso e scelto di abbracciare un'economia di sussistenza. Andiamo a capire di che cosa si tratta e andiamo a conoscerlo. Il nostro Eugenio Barbieri insieme a Ottorino. Ciao Eugenio. Ciao. Ecco, Ottorino. Ciao, piacere di conoscerti. Allora Eugenio, io so che la tua azienda e anche la tua scelta di vita è molto simile a quella che ha fatto Ottorino. Certo, ma oltretutto coincidono quasi pure gli anni. Cioè, la cosa bella di questa storia di Ottorino è che lui prima faceva altro. Il suo papà e suo nonno non erano contadini. E lui ha scelto. Ottorino faceva l'elettromeccanico. Ha scelto di diventare contadino. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, pur senza delle competenze specifiche iniziali, l'agricoltura è una pratica assolutamente istintiva, perché è una pratica atavica, è stata praticata per migliaia di anni dai nostri avi. Hai capito? E quindi questa è una cosa spontanea. Come cantare, come disegnare. Prima parlavo di economia di sussistenza e di scelta di Ottorino, ma anche la tua, nella tua azienda, di abbracciare questo tipo di economia. Che cosa significa, Eugenio? Beh, noi stiamo vivendo, tutti noi ce ne stiamo rendendo conto, probabilmente un momento storico molto importante, un momento di transizione in cui probabilmente, anzi spero, stiamo passando da un'economia di mercato basata sulla crescita continua della produzione e dei consumi ad una nuova economia di prosperità senza crescita.
Cosa vuol dire? Noi siamo abituati a produrre, a dover consumare sempre di più, aiutati dalla pubblicità che ci obbliga a comprare con soldi che non abbiamo cose che non ci servono, quasi sempre finisce così. Invece noi dobbiamo porci dei limiti. E Ottorino in questo caso ha posto dei limiti. Come mai allora Ottorino hai scelto? Niente, ho scelto a parte che me lo sentivo, è una cosa che ti viene da dentro, cioè non è una cosa, ti senti di fare questo tipo di lavoro. Dopodiché, stando in montagna, ho dovuto fare delle scelte rapportate alla montagna. Ecco, ad esempio, la scelta delle pezzate rosse, perché sono animali a duplice attitudine, non da latte, non da carne, ma nello stesso tempo ti danno quel reddito sufficiente per vivere in montagna. E poi io ci ho abbinato anche la lavorazione del latte. Come ha reagito tutta la tua famiglia alla tua scelta? Beh, qual è la tua vita, la tua qualità di vita, il tuo stile di vita? Niente, praticamente all'inizio la mia famiglia non ha reagito bene, perché stavo intraprendendo un lavoro che poteva sembrare... Era anche un punto interrogativo. No, poteva sembrare, diciamo, umiliante. Dici, come tu ti metti con le vacche, cosa che chi ce le ha avute per tanto tempo non ci si è voluto dedicare. Quindi all'inizio è stata un po' una battaglia, e poi se non sono dovuti fare praticamente capaci di questa scelta. Dopodiché si sono dovuti arrendere, certo, all'evidenza. Tutti di noi abbiamo voluto piantare qualcosa nella propria vita. E io non avevo nessuna competenza specifica, nemmeno. Lui neppure, e oggi siamo due agricoltori. Cioè non è che mio padre mi ha trasmesso... Ti chiami soddisfatto adesso? Più che soddisfatto, lo rifarei, e se non lo faccio qua lo faccio da un'altra parte. Allora Torino, noi fra un po' entreremo nel tuo caseificio, sì. Andremo a vedere come produci il tuo formaggio. Vabbè. Eugenio, vedi, questo è il trattore Torino. Lo scassone di Ottorino. Noi entriamo perché Ottorino sta facendo il formaggio. Eugenio, tu invece mi aspetti al negozio. Intanto gioco un po' con i bambini. Ciao Ottorino, ti stai trasformando, perché tu fai il produttore, l'allevatore, il trasformatore, fai tutto, sì, da solo. Preferisco farmi tutto da solo per essere sicuro che esca un buon lavoro. Esatto, quello che per cui tu premi la qualità rispetto alla quantità, sì. Perché Ottorino potrebbe produrre molto più formaggio, molto più caciocavallo e guadagnare anche molto di più. No, invece quello che fa, lo fa bene. Chi sono i tuoi clienti, Ottorino? I miei clienti sono gente qua del paese, gente che frequenta il weekend il paese, turisti. Anche turisti che vengono da fuori, sì. E ormai anche ti conoscono, vengono qua ad acquistare il tuo formaggio. Diciamo che sono 13 anni che faccio questo lavoro, quindi c'è un nome così, ma niente di... Ecco. State vedendo come viene trasformato, quanto manca più o meno la trasformazione finale, che poi vedete quella che è appesa lì. Allora, per finirlo manca pochissimo, però perché abbia quel gusto, quel sapore, ci vuole qualche mese. Senti, quanto ne produci tu un anno? No, produco pochissimo, diciamo un 2-3 coppie al giorno. E diciamo che lavoro soprattutto su ordinazione. Su ordinazione? Sì, perché il mio caciocavallo varia in base alle stagioni, in base a quello che mangiano gli animali. Quindi ci sono clienti che preferiscono il caciocavallo di un periodo. Come fa un cliente a capire, a vedere qual è la qualità del tuo prodotto? Lo riesce a capire prima oltre che dalla bontà, e io un po' l'ho assaggiato prima, vi posso assicurare che è allora, fenomenale. Ma? Dovrebbero capire che comunque ci sto mettendo la faccia, nel senso che mi faccio tutto da me, come dicevamo prima, quindi esatto. Quello già è un sintomo di qualità. Però io so anche, per tutti gli agricoltori e per cui anche
per te la burocrazia quanto vi impegna e vi rallenti spesso il lavoro, vero Torino? Sì, è vero, perché io da una piccola realtà devo stare a delle regole come una grande azienda e come un grande caseificio. Ti faccio vedere. Andiamo a Torino. Praticamente. Questi sono tutti i libri contabili. Che cosa devi fare ogni volta, ogni giorno? Niente, praticamente devo assolvere agli stessi obblighi in cui assolve un caseificio grande, una sala grande, registri di carico e scarico, autocontrollo, riempire schede di continuo. Questo ti porta a perdere di tempo e nello stesso tempo trovare giornate per andare negli uffici, anche per sempre per seguire tutte queste storie. E la signora per fortuna ti aiuta, il nome? Nunzia. Vende a tutti i clienti, sì, sta qui. Io sto al negozio, faccio anche le consegne a domicilio. Segui aiuto figli, mio marito, segue i figli, una la super famiglia, donna, eh? Tra virgolette. È dura, sì. Difficile, però sì, ma con voglia, con passione andiamo avanti e facciamo tutto quello che fanno tutti gli altri. Siete davvero molto bravi. Eugenio, fra l'altro, che ci ha aspettato qui, ci raggiunge. Eugenio, può essere questo un modello anche di stile di vita in cui si riesce a vivere, a lavorare, a produrre e a mantenere anche una famiglia numerosa come quella di Nunzia e Dottorino. Torino è l'esempio. Poi tenete presente che noi siamo abituati a guardare sempre in casa nostra, ma oggigiorno nel mondo l'economia di sussistenza è l'economia che regge le famiglie in tutto il mondo. L'economia di sussistenza attualmente è ancora l'economia che governa gran parte del mondo. Per cui del presente e anche del futuro. Sicuramente, loro sono il futuro. Ciao Torino, grazie. Grazie, grazie. Ciao. 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 Oh, bellissima. I militari hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti del boss, ma a finire nel mirino delle fiamme gialle è anche il patrimonio del camorrista. I berretti verdi hanno infatti sequestrato immobili per un valore di 7 milioni di euro. Ciao amici di Linea Verde, siamo a Castel Volturno in provincia di Caserta. Oggi vi portiamo dove si producono le mozzarelle più buone del mondo. Buone perché hanno il sapore della giustizia, della legalità e della libertà. Queste sono le terre intitolate a Don Peppe Diana, terre confiscate alla Camorra qui nel Casertano. Andiamo a incontrare Don Luigi Ciotti. Ciao, buongiorno. Tutto bene. Certo che è una soddisfazione vedere queste terre trasformate in un'azienda agricola oggi. Don Luigi. È proprio la linea verde, la linea di un impegno che è stato capace di trasformare no la camorra, no le mafie, no l'illegalità, no la corruzione in un noi. Vedete, bene confiscato, qui la camorra ha perso e ancora libera il pensiero e sporcati le mani nella legalità. Sono messaggi importanti. Noi abbiamo il dovere e la responsabilità di liberare la terra, che vuol dire liberare le persone. Terreni confiscati alle mafie sono tantissimi, il problema è che poi è molto difficile che questi terreni vengano consegnati alla comunità. Tra i vari problemi che devono essere affrontati ce n'è uno, ad esempio che gli immobili confiscati, 3.800 non possono essere utilizzati anche se già confiscati, alcuni sono occupati, altri sono meccanismi burocratici. Ma soprattutto la stragrande maggioranza sono sotto ipoteca bancaria. E allora i mali mafiosi devono ritornare a essere beni condivisi dalla gente, devono ritornare a essere del territorio. E se sono beni agricoli, noi abbiamo cercato di fare la proposta inventandoci di tutto, per aprire le cooperative di lavoro per i giovani. Questa è una di queste realtà, è uno dei segni che se costruiamo questo noi è possibile. Un altro nome che non va dimenticato è quello di Don Beppe Diana. Don Peppino Diana si è battuto per la sua gente, per la dignità delle sue persone, per liberarle da questa cappa della camorra
non veniva meno nelle sue omelie, in modo molto attento, profondo, umile, partendo sempre dalla parola di Dio, anche di incitare la sua gente a prendere coscienza, di assumersi di più la propria responsabilità per un cambiamento. Lo hanno ucciso per questa ragione. Io non potrei mai dimenticare uno dei suoi ultimi messaggi, quando invitava i suoi parrocchiani a risalire sui tetti per annunciare parole di vita. E allora la vita, il suo sacrificio, la sua passione, l'amore per la sua terra, per queste terre, non si poteva non dedicare la prima cooperativa su beni confiscati alla Camorra a un nome di un sacerdote ucciso perché graffiava la realtà. Incontriamo Don Luigi anche Salvatore. Grande, ma noi ci conosciamo bene. Perché Salvatore è stato, lui è il presidente della CIA Campania, è stato il primo ad entrare qui su questo territorio con il suo trattore. Sì. Con grande coraggio, perché all'inizio ha trovato molte resistenze, vero sì, Salvatore? Sì, ho preso il mio trattore, sono venuto qui proprio su questo terreno che vediamo davanti a noi. Abbiamo arato, abbiamo fatto tutti i lavori che dovevamo fare, poi abbiamo fatto la semina di peperoni, zucchine, melanzane e in quel giorno ricordo bene che erano iniziati i campi estivi qui e c'era un gruppo di ragazzi qui e con quel prodotto loro cucinavano, mangiavano e riuscivano ad andare avanti. Il dispiacere è che il gruppo dei ragazzi era solo del nord. Però da lì è iniziato un riscatto anche nostro del territorio. Certo, sono zone in cui ci sono dei problemi, delle difficoltà, delle presenze criminali, ma soprattutto abbiamo trovato la meraviglia di tanta gente che ha trovato un segno di speranza, di coraggio, di non lasciare soli questi giovani in questo percorso. Ma non si torna indietro. Bentornati a Linea Verde Estate, insieme con Marco Menghini, ciao. Buongiorno Eleonora. L'Italia ha il primato europeo come numero di imprese agricole rosa. Vero. È un bellissimo primato, bellissimo Marco. Bellissimo primato, sì. Quasi 300.000 aziende sono condotte da donne, pari quasi a un terzo delle aziende agricole italiane, quindi è un bellissimo, bellissimo risultato. Se le donne portano questa ventata di novità in agricoltura, di dinamicità, si interessano ad esempio di agricoltura sociale, la nascita di questi nuovi agrinido, la pet therapy, l'agriturismo, e sono delle bravissime diciamo ambasciatrici dei nostri prodotti agricoli tipici, l'olio e il vino. Le donne più creative degli uomini anche in questo settore, anche bisogna questo dirlo. Settore. Certamente, certamente, è per questo che siamo anche primi in Europa anche come qualità dell'imprenditoria femminile, un'imprenditoria femminile che è anche incentivata dai piani di sviluppo rurale, ovviamente per chi è donna c'è la più facilità ad entrare e quindi le donne sono in questo caso le migliori imprenditrici di se stesso e per la comunità tutta. Benvenute le donne in agricoltura in Italia. Grazie Marco. E adesso andiamo in Valle d'Aosta, dove ci aspetta la signora Maria Teresa. Siamo nella bassa Val d'Aosta, nel paese di Donnas. Qui la viticoltura ha origini antichissime. Pensate che pare che siano stati proprio gli antichi romani, percorrendo la strada del fondovalle per andare a valicare le Alpi diretti alle Gallie, portarono la coltivazione delle vigne. E ancora oggi, vedete, dai terrazzamenti si capisce quanto è difficile coltivarle, quindi richiede una grande attenzione ma anche una grande fatica. Andiamo a incontrare una mia amica, Maria Teresa, una vignaiola. Maria Teresa, piacere. La mia Vigneron, come stai? Bene. Ennio è pronto sul carretto? Sì. Dai, saliamo sulla monorotaia. Saliamo. Chiamarlo carretto è riduttivo, questa è una valorosa ed eroica motorotaia. Esatto.
Ennio! Toglie un bel po' di lavoro ai vignoli! Parti! Non tutti hanno la fortuna di avere la monorotaia! Eh no, purtroppo no! In questa zona ci sono già le monorotaie da qualche anno e hanno agevolato tanto il lavoro degli agricoltori. E invece di là, dove ho io i miei vigneti, purtroppo non c'è ancora monorotaia. E come si porta con una gerla sulle spalle? Si porta ancora come una volta con la gerla alle spalle, non più di vimini, ma la gerla fatta in plastica, diciamo così. Si porta tutto su gradino per gradino il letame per la concimazione. E l'uva la bisogna portarla giù, però è faticoso lo stesso. Beh, è proprio il caso di dire che è un'agricoltura eroica. È anche dura e aspra, perché qui bisogna proprio trottare di gambe e di spalle e bisogna cercare di essere belli robusti. La parcellizzazione dei terreni, no? Il fatto che non ci siano grandi appezzamenti, rende anche più difficile poi mettere d'accordo i proprietari. Voi fate parte di una cooperativa? Noi facciamo parte di una cooperativa dove conferiamo le nostre uve, portiamo il nostro prodotto a questa cooperativa, che questo è il nebbiolo, è il pico, veramente in patois si chiama picotendro. Picotendro perché ha l'acino piccolo e morbido? Piccolo e tenero, e quindi... È il nebbiolo, uva nebbiolo. È il nebbiolo di montagna. La terra qui è molto acida. La terra è abbastanza acida e questa è la vite, ci vuole proprio terra acida, quindi siamo arrivati. Bene, diciamo. Scendiamo perché già da qui vedo che al piano di sotto, ti do una mano. Sì, grazie. Anche se non è bisogno, sei una una vigneron eroica, al piano di sotto stanno lavorando. Andiamo. Sì. Ecco i signori che vedevamo da sopra. Ecco, visto. Buongiorno, che cosa state facendo? Stiamo facendo un muro a secco. Un muro a secco. Una scalinata per andare nei piani superiori. Il muro a secco è proprio la tecnica, quella dei vostri genitori. È la tecnica dei nostri nonni, vecchi. Dei nostri vecchi. Dei vecchi. Montagna si usa la parola, ma i nostri vecchi. Sì, antenati poi qua. Perché qua questi terrazzamenti partono da Pont Saint-Martin fino a tutto il territorio di Donas, prendono tutta la fiancata della montagna, tutti i terrazzamenti che hanno costruito, pietra su pietra, diciamo. Pietra su pietra. Ed erano senza né cemento né sabbia, niente, perché non c'era la possibilità di portarle anche. A secco, proprio il muretto, a secco. Si fa il muro a secco. Quello che dice Elso, sì. Bisogna mantenere i muretti che cadono, bisogna presidiare il territorio, il paesaggio, però vedo che siete tutti oltre gli anta. Esatto. E allora il ricambio generazionale? Non ci sono più i giovani che hanno voglia di fare questo lavoro, perché non è più tanto redditizio, c'è troppo da lavorare, c'è troppo da faticare e quindi i giovani cercano altre cose. Tu hai figli? Io ho una figlia di quasi 30 anni. E che cosa fa? Fa l'autista, a camionista. Ah, di camion? Sì. Preferisce quasi fare quel lavoro lì perché dice che si sente più libera lei. Maria Teresa, c'è un insegnamento, una frase di tuo papà che ti ricordi, che ti diceva sulla terra? Mio papà mi diceva sempre così. Di non avere mai paura e né vergogna di lavorare la terra, perché la terra non ti farà diventare ricca, però ti darà sempre da mangiare. Mamma mia, che bello, è vero, è verissimo. E questi signori cosa fanno? Stanno facendo... Buongiorno, lei come si chiama? Felice. E si vede già che ha un'espressione sorridente, è felice di nome e di fatto, eh? Che sta facendo? Una potatura, questo sì, è il periodo delle potature. È arrivato il periodo della potatura, sì. E lì però anche sì, sta potando. Sì, certo. Voi prima che arrivi la grande neve di gennaio, di febbraio, cominciate a potare. Anche se c'è il proverbio che dice chi c'ha la vigna sua a mese di marzo la pota, ma noi preferiamo cominciare prima. Vi portate avanti un po' il lavoro. Sì, perché qua può anche venire la neve, e poi dopo la potatura c'è da fare le manutenzioni alle pergole, tagliare i salici, poi la legatura che arriverà poi a mese
di febbraio-marzo. Mi fa vedere una legatura come sì. Si fa, tanto ora le cominciate a fare, no? Portate no. Avanti il lavoro, no, quindi non è qualcosa che fate solo per noi. Ecco, sì, questi sono i salici, che noi le chiamiamo le gore. Sono quelle che si vanno a raccogliere, poi si puliscono, si scortecciano. Mi fa vedere Felice una legatura come si fa? Con rami di salice che devono rimanere morbidi rigorosamente. Sì, perché sennò non si potrebbero piegare così. Però ci vuole la manualità. Auguri, auguri Felice, auguri cari. Andiamo a vedere il barmet. Il barmet è una specie di grotta che i nostri antenati hanno scavato sotto una grande roccia, difatti qua. Tipo vedi? Questa? Esatto, è proprio questo il barmet. Ah. Adesso ci entriamo, attenzione. E cosa ci si metteva? Ci mettevano di tutto, perché questo qua era, diciamo, il frigorifero di una volta. E dentro veniva conservato di tutto? È veramente basso. Il formaggio, il salame, c'era di tutto, anche il vino, mettevano di tutto. Addirittura la vasca dell'acqua. C'è la vasca dell'acqua, questa raccoglie tutta l'acqua piovana. Sì. E certo, tanto, perché era difficile per voi portare l'acqua dalla valle sulle montagne. Bisognava portare su, invece questa si recuperava l'acqua piovana per dare i trattamenti alle vigne. I formaggi, questi sono messi qua, anche ovviamente le mele, le patate, c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. È la dispensa del contadino. Del contadino. Adesso lo usiamo un po' di meno, perché ormai abbiamo tutto il frigo in casa, quindi, però le patate, il resto ci mettiamo. Il vino. Senti, ma il vino di Don Nasca è così buono, ma... È conosciuto? Lo troviamo noi in Italia? Lo trovate in Italia, anche all'estero. Va anche all'estero? Ha già passato anche l'oceano. Perché? Dove va? Va anche in Giappone. Ma ci sono richieste dappertutto. Ma però, ne mandate tanto? No, tanto no, perché la zona è ristretta, non si può. Quindi non però, è che ne fate molto. Gli diamo solo un assaggino. Il resto lo tenete anche. Il resto lo teniamo un po' anche per noi. E fate bene. Senti, queste cose invece di legno tutte intagliate, che cos'è? Artigianato queste, locale? Questo qua sono dei ciondoli che facciamo noi tutti gli anni. E qui ci sono tutti i soggetti che di solito c'è. Ogni anno cambia il soggetto. Esatto. Senti, questo è quello del 2013. Ma questo l'abbiamo fatto noi, hai già visto, io volevo nasconderlo. No, ho visto qualcosa. Questo che c'è l'abbiamo porta, fatto è noi. L'arco romano, esatto. Di Don Nasse. E poi qui c'è il galletto. Il galletto che è il simbolo. Il martello con lo scalpello, questo è proprio per la scultura. E poi sotto c'è una scritta. Questa è linea verde. L'avete fatto in nostro onore. L'abbiamo fatto in vostro onore, te la voglio regalare volentieri. Grazie. E ti invito anche alla fiera. Fiera di Sant'Orso, che sarebbe la terza domenica di gennaio. Di gennaio. Se ricordo bene. Sì, esatto. Gli artigiani, non solo di se di tutta la Valle d'Aosta si portano le loro opere in occasione della nostra fiera di Sant'Orso, millenaria. Senti, torniamo a vedere il sole fuori. Perché ti voglio chiedere, poiché dopodomani inizia questo 2013, qual è il tuo pensiero, il tuo augurio per l'anno nuovo? Almeno vogliamo la salute per prima cosa. E poi anche un augurio ai ragazzi giovani. Vorrei dire una cosa. Amate l'agricoltura, perché l'agricoltura, se non ci esistesse, non ci sarebbe neanche più il sole. È come non ci fosse più il sole. Buon anno. Buon anno. Grazie, 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 grazie. Oggi c'è moltissimo vento, chissà che tempo farà in questi giorni. Ascoltiamo... Eccomi arrivato, cari amici, maestro, buongiorno, glielo lascio, sono arrivato a San Biagio della Valle, la nostra Cecilia e la nostra Valentina. E allora, Cecilia è agronoma, sì. Valentina invece è una giovane imprenditrice agricola. Sono arrivato in questa che
è un'azienda meravigliosa, perché già tanti anni fa ha cominciato a fare il biologico, quando non era ancora di moda. Cecilia, tu che sei l'agronoma, allora, qui sono queste lino, questi sono i fiori del lino, sì, e sono già, pensate, una fioritura tardiva, anche grazie a quello che è il clima di questi giorni. Ve ne posso fare omaggio? Grazie. Del fiore del lino. Noi siamo abituati a pensare al lino come tessuto, sì, esatto. Invece questa è un'altra varietà, questa è il lino, è un lino da olio, edibile, da olio, si può mangiare, sì, e alimentare, sì. Che cosa ci si fa? Nella nostra azienda produciamo semi di lino e olio da semi di lino. Quando si semina il lino? In questo periodo? Il lino si semina in e autunno. E non è un caso che infatti qui dietro il nostro amico abbia abbassato la seminatrice che stia seminando questo lino, che poi verrà raccolto subito dopo il grano, quando è ad agosto. Si raccoglie, sì, luglio-agosto, quando la pianta è secca, anche in base alla stagione. Deve essere molto ben secca, perché il lino che poi raccogliamo non deve avere residui, o quantomeno averli molto bassi, di umidità. Voi non fate trattamenti, non è tutto rigorosamente naturale, biologico. Ed è importante, cari amici, anche che questa terra, che è una terra meravigliosa e ricca, guardate, è argillosa, è una terra fertile, così verde come la nostra verde Umbria, questa terra, per essere rispettata e per far sì che dia il massimo per ogni coltivazione, l'avete abituata alla rotazione culturale. Qui ora c'è il lino, ma prima cosa c'era? Prima c'era orzo e in altri appezzamenti farro. C'è una fetta di mercato, recentemente è stata fatta un'indagine che ha fatto vedere come è aumentato il segmento degli italiani che amano il biologico. Magari se ne compra qualcosa in meno, però si compra, sì, sano, un cibo, ma infatti, sano. Ad esempio, il prodotto, come diceva Cecilia, dell'olio di lino è un prodotto che noi abbiamo incrementato in questi due ultimi anni, nonostante la crisi, ci sono state maggiori richieste, proprio perché la gente, anche è un prodotto che viene diffuso anche nelle farmacie. Non perché è un caso, viene, ecco, un farmacie, caso, ma anche tanti punti anche vendita tutti bio, punti vendita, che sì, nelle nostre città stanno aprendo sempre di più. Questo ovviamente ci fa capire che un'educazione alimentare, quando è fatta bene, ha anche un riverbero sulla salute, sulla salute perché quello, noi siamo quello che mangiamo. E allora, a questo proposito, fatemi andare a trovare il nostro amico che ci sta aspettando lì al tavolo con i semi. Grazie a queste due ragazze. Grazie. Il fiore conservatelo, certo, mi raccomando. Vi lascio la terra. Grazie. Questo è un pegno generoso. Prezioso. Grazie. Eccoci qua, ciao, il nostro amico fitoterapeuta, importante perché in questo, che è l'angolo del benessere, vogliamo sapere da te i semi di lino, sì, che conseguenze hanno benefiche sono sulla benefiche nostra salute. Guarda Fabrizio, in assoluto i semi oleosi sono il prodotto più importante per la nostra salute, ma al contempo quello meno conosciuto. Non li usa nessuno ed è pazzesco. Tieni conto che questi banali semi di lino e i semi di girasole sono in assoluto la migliore arma contro il colesterolo, perché abbassano tantissimo la colesterolemia e innalzano la frazione buona HDL in maniera anche molto veloce. Secondo, è l'unica arma vera contro la stipsi in modo naturale. La stipsi è una tragedia per quasi il 20% degli italiani. Con i semi di lino tu tieni facilmente tutto. Terzo, i lignani, che sono la cuticola del seme di lino, sono fitoestrogeni, quindi estrogeni vegetali capaci di proteggere la prostata e il seno dai rispettivi tumori. Ciro, noi sì, siamo sempre abituati a pensare, sì, anche ad avere la buona pratica, che a tavola si può combattere con una giusta, sì, alimentazione, per esempio, sì, il colesterolo, sì, quando è alto, e siamo abituati anche a consumare molto pesce azzurro perché, esatto, sappiamo che contiene gli omega 3. Ma anche qui ci è sono. È vero, ecco, sì, questo ti volevo chiedere. Tutti è vero che nei semi di lino, sì, ci sono gli omega 3. Semi di lino e semi di girasole sono ricchissimi di omega 3. E come si possono, esatto, consumare bisogna questi bisogna saperli semi fare. Tu non puoi mangiare su a sponte i semi di lino così, perché sono cattivissimi, o li aggiungi allo yogurt. Però attenzione, allo yogurt vanno aggiunti la sera prima, perché ci deve essere per i semi di lino un processo di macerazione. Esatto, sennò tu non riesci praticamente ad assimilare le parti più importanti. Oppure tu li fai in decozione con la minestra più buona del mondo,
mondo. Gli americani stanno andando pazzi per queste minestre, perché è un mix di leguminose. Qui abbiamo ad esempio i fagioli con l'occhio, che sono doli, che non fagioli, sono gli unici al tempo dei romani. Qui abbiamo, le fave, e qui abbiamo praticamente il grano antico. Questo è il grano. Tu cosa fai? Tu fai un mix di questi legumi più un cucchiaino di semi di lino, un cucchiaino di semi di girasole. E attenzione, siccome non ci sono legumi tipo ceci che sono molto duri, tu in un'ora fai tutto. Lo metti nella pentola a pressione. Ed è una zuppa anche molto economica. Una zuppa molto economica, non spendi una lira. Attenzione, noi che siamo sempre di fretta, questa zuppa poi ti dura anche nel tempo 2-3 giorni in frigorifero. Ciro Vestita, i tuoi consigli sono sempre preziosi, perché il benessere, ricordiamocelo, nasce a tavola. Oggi a Scuola di Cucina con Linea Verde abbiamo una chef questa volta, Rosanna Marziale, la chef della mozzarella. Presente. Allora, oggi utilizziamo una pasta di qui. Incredibile. Che? Sono i ceccatielli. I ceccatielli. Fatti di farina e acqua. Esatto. Perché questi in pratica si facevano proprio in povertà, quindi non venivano aggiunte le uova che servivano invece come secondo piatto, ma si facevano semplicemente appunto con la farina e acqua, dando le tre dita all'interno per fare questo incavo che poi serve adesso nella cottura a trattenere il sugo. È cosa buonissima. Lì avevamo preparato anche una variante con dei fusilli, sì, sempre di queste zone. Fusilli fatti a ferretto, quindi vedi tutte queste signore che si mettono lì e fanno i fusilli, una pazienza incredibile. Allora, noi cucineremo questa pasta con i carciofi e con il cacio cavallo. Che bello! Oggi non mi faccio aiuti? Niente. Mi dai una... Ma come non fai niente? Mi devi dare una mano! Iniziamo dai carciofi. Carciofi che, come avete visto, abbiamo messo con l'acqua e il limone, anzi ci mettiamo anche un po' di ghiaccio. Questi sì, possono stare perché anche... le basse temperature prevengono l'ossidazione dei carciofi, però sai che io in cucina ci metto anche la farina, perché l'amido alla fine fa un po' a cazzotti con il ferro. Come? E quindi a cazzotti, cos'è che fa? A cazzotti con il ferro. Con il ferro, e quindi te li sbianca. Guarda qui con un po' di farina già come sono diventati più bianchi. E anche tu, per esempio, cioè, prima li metti di fare proprio a bagno con la farina? A bagno con la farina, quindi acqua, la spremuta di limone e poi farina. Uh-huh. E quando si fa questa operazione converrebbe fare anche così, guarda, strofinarsi, cioè, un po'. Strizzarli con il limone. No, strofinarsi proprio le mani con il limone, in maniera tale che questa manipolazione non li fa ossidare. Il limone ci aiuta. Tu di solito la fai la pasta con i carciofi? Certo, il periodo autunnale e il periodo primaverile è perfetto per cucinare i carciofi. Poi sono buonissimi, fanno benissimo. Prevengono tante cose, e anche gli infusi, per esempio, con le foglie. L'infuso del carciofo è molto salutare, e per la diuresi è perfetto. Vorrei preparare un'insalatina. Di solito si mette a friggere l'olio e poi si buttano i carciofi così, ecco. Io penso che si traumatizzino i carciofi in quella maniera. Allora io che cosa preparo? Preparo un'insalatina con il prezzemolo, che qui abbiamo già tagliato, i nostri carciofi e poi qualche erbetta. Adesso abbiamo la menche, nepitella, anche che qui nella zona di Avellino si trova in abbondanza, la nepitella, che è un'erba aromatica molto buona, e poi ovviamente vengono conditi con un olio eccezionale di ravece, che è tipico della zona di Avellino. Guarda già dal colore quanto è, com'è il colore? È affascinante. Guardate, questo è olio nuovo, quindi... Io ne metto un po' e adesso spiego perché non è un'insalatina normale questa, ma... Quindi neanche dietetica, come vorrebbe sembrare. Ma le cose dietetiche non è che ci piacciono molto, no? Allora io direi, intanto, se tu mi aiuti, buttiamo la pasta. Buttiamola. Sul fuoco. Perfetto. Oh, dentro già l'acqua, già bolle, l'acqua già salata, perfetto. Poi, io ho preparato l'insalatina, se tu mi aiuti, mettiamo
qui a friggere. La versiamo. Quindi fai rosolare praticamente i carciofi così che diventano un po' croccantini. Qui abbiamo portato anche il caciocavallo, ma so, Rosana, che tu hai portato una crema. Sì, io mi sono preparata una crema a freddo mettendo un po' di brodo e un po' di latte nel caciocavallo, ho frullato tutto molto molto bene e mi sono fatta una salsa. Io vado, scusa. Perché a me i primi piacciono sempre un po' cremosi. Senti, tu il peperoncino ce l'avresti messo qui? Ma un pochino ce lo mettiamo così smorziamo questa dolcezza eccessiva del carciofo. Io sai che sono veneta. No, ma infatti. Uso un po' meno il peperoncino, ovviamente, però mi piace metterlo, l'abbiamo messo fra l'altro in questi giorni. Buttiamo la pasta, ma assolutamente sì, vai. Che meraviglia, due donne in cucina, come si faceva una volta. Vedi, questo distacco qui a me non piace tantissimo. E quindi se vuoi, perché sono ospite nella tua cucina e non mi permetterei mai. Nella nostra cucina cosa facciamo? Mettiamo la crema? Ce la mettiamo la crema che hai preparato? Dai. Un pochino, dai. Vai. Perché questa amalgama un po'? Questo ce lo rende e poi vedi, un po' ce lo grattugiamo su. Mi insegni le tue cose. Un po' ce lo grattugiamo su. Allora, io sai perché non ce l'avrei messa? Perché avrei preferito assaggiare, sentire il gusto del caciocavallo. Perché dopo aver fatto il nostro piatto, portiamo qua. Arrivo, dammi solo un attimino così. Ma va benissimo così. Dai che impiattiamo, così riusciamo anche a brindare perché c'è Fabrizio. Oh, vabbè, metti con quella, però dobbiamo dare il tocco finale, vai, faccio io, il tocco finale con il caciocavallo che noi abbiamo grattugiato, ma io ho preferito grattugiarlo così, vedete, un po' listarelle, perché questa è la fine del mondo. Sono arrivati ecco, i cavalieri della cucina pronto. Delle donne, ah, abbiamo subito. Portato un vino, Eleonora. Questo è un fiano di Ariano Irpino. Wow. E il nostro Ezio comincia pure con le nostre dame. Ezio è il sommelier che ha portato questo vino e ci dice che si abbina perfettamente al piatto. Allora, con io i carciofi. Volevo sentire invece la chef con cosa abbineresti invece? Ma con questo vino? Io trovo che con questo vino, che è un fiano, è perfetto perché ha una gradazione alcolica di 14 gradi. E quindi diciamo che ci prende il dolce del carciofo più il formaggio, quindi il cremoso del caciocavallo, del quindi caciocavallo. Trovo che sia buonissimo, il fiano è eccezionale. Allora noi brindiamo. Buona domenica. A tutta l'Irpinia. Evviva l'Irpinia. Evviva l'Irpinia. Evviva. Ciao amici di Linea Verde, ci piace. Scusa un attimo. Il piccato è libero? Possiamo levare poi? Ti cedo il carciofo, sì, come un bel una rosa. Preferisco i fiori. C'ho 10 metri di ombre io. Che devo fare? Scusate, a me basta.